Riapre la Galleria Sant'Elia dopo alcuni anni dalla sua chiusura, mentre proseguono ancora i lavori di ammodernamento e adeguamento della strada degli scrittori. È stato aperto al traffico il bypass temporaneo realizzato in prossimità del viadotto San Giuliano e anche un nuovo tratto di 2 km. La bretella collega quindi la città a una delle due carreggiate al momento a doppio senso di circolazione di un tratto della nuova strada statale e che permette così di bypassare per l'appunto la vecchia 640, interrotta all'altezza del nuovo svincolo di Caltanissetta Nord. L'opera dovrebbe essere utilizzata fino al completamento dei lavori della nuova arteria a doppia carreggiata, così come spiega il comunicato di ANAS. L'apertura di questa bretella permette ai cittadini e non solo di usufruire di questo percorso, piuttosto che attraversare la città via Bornemanza e il transito in direzione della statale 626, ripristinando il passaggio da e per l'autostrada A19 e Agrigento. Un giorno importante perché finalmente facciamo uscire Caltanissetta da un isolamento che è durato troppi anni. Io da quando sono arrivato al Ministero delle Infrastrutture mi sono impegnato tantissimo affinché questa cosa potesse essere realizzata. È una bretella provvisoria che risolve, diciamo, il problema della mancata fruizione delle due gallerie, ma certamente ci riporta, non solo toglie da Caltanissetta tutto il traffico pesante che l'ha invasa in questi anni per gli ovvi motivi, perché per andare ad Agrigento si doveva per forza passare dalla nostra città, ma decongestiona anche il traffico cittadino. Rimettiamo a posto le cose, è una strada che ha tutte le caratteristiche di una strada statale, quindi non stiamo facendo nessuna opera, diciamo, raffazzonata, ma è una strada con caratteristiche e standard di sicurezza che sono per quelli che devono essere, insomma, giusti. Dovevamo starci 100 giorni, ne abbiamo impegnato qualcuno in più, ma semplicemente per il fatto che siamo stati flagellati dal maltempo quest'inverno e i 50 giorni di pioggia sono stati poi alla fine 50 giorni di ritardo che ci sono stati. Oggi finalmente riapriamo, apriamo. E arriviamo finalmente ad avere questa viabilità alternativa, provvisoria, ma che finalmente ci ridà la possibilità di poter rientrare a Caltanissetta direttamente dalla galleria Sant'Elia. O per chi non deve entrare a Caltanissetta di poter proseguire per Agrigento. Questi sono i lavori che stanno andando avanti con determinazione. Noi la finiremo questa strada, la finiremo nei tempi giusti. Adesso cominciamo a riqualificare via Borremans, continuiamo a lavorare sull'asse centrale della 640 proprio per stabilire quelle che finalmente saranno appunto ancora dei lavori. Ci sono comunque alcune decine di milioni di euro ancora da realizzare per completare tutta l'infrastruttura, circa 160 milioni di euro come ordine di grandezza. Noi siamo tarati come ANAS a centrare l'obiettivo di realizzare tutte le opere mancanti entro il 2023. Ovviamente dipende da noi, ma dipende soprattutto dal contraente generale. Noi siamo disponibili a valutare ogni forma di collaborazione per far sì che questo percorso si possa percorrere senza criticità.